Le celebrazioni del 71° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana si sono svolte con una sobria cerimonia nella splendida cornice del Giardino Ebleo, preceduta dall'alza bandiera che ha avuto luogo dinanzi al monumento ai caduti. Alla presenza di alcuni parlamentari nazionali e regionali, dei sindaci, dei comuni della provincia, delle massime autorità civili, militari, religiose e dei rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali sul territorio, il prefetto Maria Carmela Librizzi, accompagnata dal comandante di presidio, ha passato in rassegna lo schieramento del picchetto interforze e dei gonfaloni dei comuni della provincia e dei labari delle associazioni combattentistiche d'arma. L'ex commissario straordinario del Libero Consorzio della provincia Eblea e procuratore onorario del Tribunale di Ragusa, Giovanni Scarso, è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'alta onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica. Nei giardini di Ragusa Ibla la consegna dell'onorificenza in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, da parte del prefetto di Ragusa, Maria Carmela Librizzi. A consegnare l'onorificenza ad un emozionato Giovanni Scarso sono stati il vescovo di Ragusa Carmelo Cuttitta e il sindaco di Ragusa Federico Piccitto. Un'onorificenza che mi inorgoglisce, ha detto Giovanni Scarso, perché la ricevo come un attestato all'impegno profuso per il bene della comunità iblea.